intenzione periodicamente, qualora necessario, informare la cittadinanza sull'evoluzione dell'emergenza nazionale coronavirus, anche perché credo che sia venuto il momento di cominciare a fare un po' di comunicazione su questa vicenda per evitare che il panico produca più decessi del coronavirus. L'Italia da venerdì sera ha cambiato completamente tutto, è attraversato da uno tsunami senza precedenti. Allora noi abbiamo il dovere, io il dovere, anche quale responsabile della salute dei miei concittadini, di cominciare a dare delle informazioni in maniera un po' più chiara. La prima: si tratta di un'emergenza nazionale, non locale, quindi le disposizioni di legge, le direttive, le norme, i provvedimenti sono centralizzati a livello nazionale. Quindi noi ci atteniamo con assoluta precisione e puntualità, non intendo dire Napoli, così devono e dovrebbero fare ovviamente tutti, alle disposizioni del governo nazionale, del capo della protezione civile Angelo Borrelli, nominato commissario nazionale dell'emergenza ambientale, e il Ministero della Salute. Questa è la prima indicazione chiara, su precisa anche indicazione che noi condividiamo del governo, di evitare iniziative estemporanee, nel senso che ognuno in Italia si sveglia la mattina e decide di fare qualcosa. Quindi noi ci atteniamo a questo protocollo. Da sabato mattina, cioè pochissime ore dopo in cui si sono iniziate ad avere la sera del venerdì i primi casi di contagio in Lombardia e poi immediatamente dopo in Veneto, noi abbiamo istituito e poi formalizzato un tavolo di monitoraggio permanente comunale sull'emergenza nazionale coronavirus, in quanto responsabile della salute cittadina, e un tavolo al quale partecipano i dirigenti del comune di Napoli interessati, gli assessori interessati e i responsabili delle autorità sanitarie locali, in più medici, esperti, ricercatori che l'assessora Francesca Menna, qui presente vicino a me, individuerà di volta in volta. Siamo in contatto chat H24 e finora abbiamo fatto due riunioni, una sabato iniziale nell'immediatezza delle prime notizie e l'altra ieri molto importante, dove abbiamo acquisito informazioni di rilievo. Il Comune di Napoli da subito, anche prima che ci fosse alcun caso sospetto, comunque positivo sub condizione di ufficialità definitiva, ha comunque ritenuto, non andando di contrario avviso, altrimenti smentirei tutta la promessa che ho fatta, ma è andata nella direzione di mettere in campo anche altre misure, su questo vorrei essere chiaro su quello che sto per dire, con l'esclusivo intento di provare a ridurre i rischi di contagio, perché l'eliminazione del rischio di contagio credo che un po' affidarsi al brocardo latino ad impossibilia nemo tenetur, perché il virus dal 1° dicembre gira per il mondo. Quindi da questo punto di vista noi dobbiamo mettere in campo una serie di azioni. Mi sembra di comprendere in modo chiaro da tutte le interlocuzioni che ho avuto a livello nazionale, a livello locale, ovviamente affidandoci ai medici, perché è materia sanitaria, non è né materia giuridica, né materia economica, né materia finanziaria, che in Italia si è scatenato un panico assolutamente sproporzionato. È un allarmismo che non ha nessuna ragione di essere. Ci troviamo di fronte a un virus particolarmente contagioso, un'evoluzione di una forma influenzale che si sta studiando, si sta provando a trovare il vaccino a livello internazionale, che allo stato, anche in Cina, dove ha avuto un'evoluzione, un'impennata fortissima e che adesso si è stabilizzata, ha prodotto circa il 2,5% di mortalità e in particolare nei confronti di pazienti con già patologie pregresse. Noi stiamo bloccando l'Italia,
tra breve conteremo, se continuiamo in questa direzione, lo voglio dire in modo molto chiaro, centinaia di migliaia di disoccupati, un crollo verticale dell'economia, una macelleria sociale e probabilmente più morti di suicidi che di coronavirus. Allora io sinceramente mi sento, dopo tutte le informazioni che ho acquisito, non a dare un messaggio di superficialità, perché qua bisogna essere tutti vigili e giustamente preoccupati, ma altra roba è il panico, l'allarmismo, l'isteria politica, istituzionale e mediatica. Andare a comprare 40 bottiglie di olio al supermercato è semplicemente una follia. Se noi blocchiamo interamente il nostro paese, ecco la campagna che si è scatenata in Italia, che gli italiani sono gli appestati del mondo. Ne abbiamo discusso per molto tempo, se i porti devono essere aperti o devono essere chiusi in Italia. Adesso i porti li stanno chiudendo in Africa agli italiani, cioè siamo arrivati a questo. Allora o si comincia un attimo a ragionare, oppure se andiamo avanti che ognuno la mattina si sveglia pensando che è arrivato la fine del mondo, io credo che non stiamo andando da nessuna parte. Questi non sono dati di Luigi De Magistris, sono dati che ci hanno fornito medici, scienziati, ricercatori, epidemiologi, virologi, persone che sono competenti. Non stiamo parlando di temi giuridici dove io potrei parlare, quindi ci siamo affidati. Poi a noi competono scelte conseguenziali, ovviamente, per cercare di mettere in campo tutte quelle azioni precauzionali, doverose, anche le più semplici, quelle che vengono adottate per ogni forma influenzale. Se nessuno ci avesse informato del coronavirus, noi a questo punto eravamo convinti che c'era un'influenza che gira per il mondo. Di questo stiamo trattando, è una forma influenzale. Quindi lavare spesso le mani, precauzioni di vario tipo che adesso andremo ad indicare. Quindi che cosa, perché anche questa conferenza stampa? Perché abbiamo deciso di fare delle mosse, come delle, mettere in campo delle azioni ulteriori. La prima, sappiamo che ogni decisione che facciamo viene accompagnata da una serie di commenti, larità, inviterei anche qua tutti a essere un po' uniti, perché nessuna decisione è salvifica, nessuna decisione, come dire, è esente da critiche, ma ogni decisione che prendiamo è il frutto di una consultazione generale ai massimi livelli. La prima, abbiamo deciso già dalla giornata dell'altro ieri di fare una procedura straordinaria di igienizzazione, a cominciare dalle scuole tutte, asili nido, scuole pubbliche, private e paritarie. Abbiamo già detto, e lo annuncio adesso pubblicamente, che tra qualche ora seguirà ordinanza del sindaco di Napoli, con cui disporremo che in tutti i luoghi in cui c'è vicinanza, assembramento, affollamento di persone, bisognerà procedere a altrettanta programmazione di igienizzazione. Cioè noi lo stiamo già facendo, gli autobus che oggi circolano di meno, le metropolitane, gli uffici, lo dovranno fare tutti, lo dovranno fare anche i privati, un'ordinanza, è un ordine, si deve fare e si deve seguire. Senza allarmismo. È una procedura di igienizzazione che serve ad abbassare, a ridurre il rischio di contagio, fino anche di altre patologie, quindi comunque è una cosa, come dire, utile, visto che c'è una forma, come dire, di influenza nuova che ha scatenato, come dire, un'emergenza addirittura nazionale e l'attenzione massima dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ovviamente disporremo anche altre cose, che sono ad esempio quello di rendere obbligatorio la presenza in tutti gli uffici, in tutti i luoghi, di un sistema tale per garantire l'igienizzazione, di potersi lavare le mani, potersi lavare il viso, sono strumenti assolutamente necessari e indispensabili che si devono trovare in ogni ufficio, così come in tutti i luoghi, uffici, esercizi commerciali, ristoranti, pub, bisogna esporre il decalogo del Ministro della Salute. Qualora, mi auguro di no, perché si vive alla giornata, quindi non mi fate domande, ve lo dico adesso, e cosa accadrà fra tre giorni, perché non lo sa nessuno, non lo sa né il Presidente del Consiglio né il Sindaco di Napoli. Si vive alla giornata programmando tutto quello che si può fare. Qualora, malauguratamente, ma allo Stato non ci sono nessuna condizione, anzi allo Stato la programmazione è che per lunedì si dovrebbe riprendere un'attività ordinaria nelle scuole, ma facciamo l'ipotesi che in Italia, a Napoli, nella nostra città, dovessimo prorogare, noi emaneremo una direttiva stringente a tutti i datori di lavoro
perché garantiscano a uno o a entrambi i coniugi la possibilità di assistere praticamente i figli in casa. Quindi si dovranno prevedere delle procedure straordinarie di permessi di assenze giustificate dal lavoro, perché parliamo di diritti costituzionalmente garantiti, che sono il diritto al lavoro e il diritto all'assistenza dei propri figli. Allo Stato non impediremo, perché ci atteniamo in maniera scrupolosa alle direttive nazionali, come ho detto prima, manifestazioni diciamo pubbliche previste. Purtroppo l'Italia è entrata ormai in un clima internazionale generale, stanno annullando tutte le iniziative nel nostro paese, e questo poi qualcuno rifletterà il buon senso che è appartenuto a tante persone che hanno scatenato questo panico. Noi per adesso nella nostra città non ci sono ragioni, ci sono una serie di precauzioni, quindi ovviamente se un posto è adibito per un certo tot di persone bisogna fare in modo che non ci siano più persone, e nei luoghi pubblici particolarmente affollati bisogna garantire sistemi di aerazione, igienizzazione, insomma quelle tutte garanzie di pulizia che per noi sono necessarie per ridurre il rischio di contagio. Quindi allo Stato non è all'ordine del giorno la limitazione, salvo che il governo nazionale, che ripeto è l'unico titolare della previsione di restrizioni particolarmente rigorose, il sindaco non deve, non può andare oltre, perché condividiamo l'esigenza di uniformità a cui più volte ci ha fatto appello anche ieri il Presidente, parlando anche con il nostro Presidente dell'ANCI. Poi dovremmo provare un attimo a essere anche coordinati. Per esempio noi abbiamo apprezzato che la Regione Campania abbia seguito la linea adottata dal Comune di Napoli sull'igienizzazione, segno, come dire, che noi stiamo sul pezzo H24 e siamo in grado di alzare al massimo l'asticella di prevenzione. Su altre cose un po' più di uniformità, perché se da un lato il governo nazionale chiama e ci dice sulla partita Napoli-Barcellona verrà fatta, ricordate, Napoli-Barcellona si è discusso, il ministro Spadafora, dopo aver consultato la Protezione Civile Nazionale, il Presidente del Consiglio, l'Istituto Superiore della Sanità, gli esperti hanno ritenuto di fare Napoli-Barcellona, mi hanno chiamato, io mi sono attenuto alle loro considerazioni che mi sembravano, devo dire, anche condivisibili. Il Presidente della Regione, per esempio, giustamente ha anche annunciato che la partita si faceva, la mattina dopo è stata emanata un'ordinanza della Regione che raccomanda ai sindaci a evitare le iniziative in cui ci sono molte persone. Allora proviamo in questo momento, perché questo non è sanità, questo è diritto, amministrazione e leggere prima di firmare, di provare un attimo a essere conseguenziali, altrimenti noi non staremo nel circuito né dei Ponzio Pilato, né degli scaricabarile, né di quelli che non si assumono responsabilità. Noi tendenzialmente non faremo raccomandazioni, perché le raccomandazioni appartengono da oggi anche al cittadino singolo, come ad esempio quelli che correttamente sono stati prima di venerdì, quando non si sapeva, nelle aree a rischio, tornano, chiamano gli uffici sanitari, dicono: guardate, io sono stato nell'area a rischio, ho un po' di febbre, fatemi il tampone. Ecco, questo è un comportamento civico molto corretto, non c'è bisogno di raccomandazioni, ormai lo sanno tutti, cioè con l'informazione che avete dato penso che non esista un cittadino italiano che non sia, anche gli abitanti, i viaggiatori, turisti sanno quello che devono fare. Quindi noi faremo solamente ordinanze o direttive. Cioè se c'è qualcosa in più da fare ordineremo e disporremo. Le raccomandazioni ormai, voglio dire, sono patrimonio comune di tutti, quindi ci auguriamo che anche le altre istituzioni non scendano, diciamo, nel terreno scivoloso delle raccomandazioni, perché raccomandazioni è un po' come dire: va tutto bene, se poi succede qualcosa io te l'avevo detto. Quindi evitiamo un poco questo, come dire, questo discorso che non porta a nessuna parte. L'ultima cosa che volevo dire, facendomi anche interprete della condivisione del tavolo di ieri. Ieri sera abbiamo fatto un tavolo, qua attorno c'era lo stesso numero di persone che vedo adesso, quindi tanti, eravamo una trentina, una quarantina. Hanno chiesto tutti quanti al sindaco di Napoli, cioè a me, di farmi portavoce di un messaggio, ma non così perché si deve fare, ma perché lo riteniamo assolutamente giusto e doveroso, di rassicurazione e un po' di inversione di una narrazione tombale che fino ad ora c'è stato nel nostro paese. Bisogna raccontare le cose per come stanno. Quindi oggi il vero tema nazionale è
ridurre quanto più è possibile il rischio di contagio, e chi ha responsabilità, non sono i sindaci ma sono altri, quelli di garantire la migliore risposta possibile sul piano sanitario, perché i medici stanno facendo un ottimo lavoro e quindi noi ci appelliamo alla loro professionalità, sensibilità, umanità e coraggio. A chi competono le scelte di mettere in condizioni ospedali, di avere più ambulanze, più posti letto in terapia intensiva, più rianimazioni e più, come dire, ricettività, e questo è il vero tema che credo tutti quanti hanno compreso, così facciamo diradare un po' le nubi e arriviamo, ed evitiamo il panico e arriviamo al vero tema. Bisogna ridurre per quanto è possibile l'espansione e fare in modo che il sistema sanitario nazionale sia in grado di poter gestire eventuali complicazioni, perché allo stato, dai dati che ci hanno dati i medici, l'80% circa delle persone non vanno nemmeno in ospedale e si curano a casa, un 15% circa vanno in ospedale in forme assolutamente lievi e non particolarmente gravi, solo il 5% richiede di cure di terapia intensiva o rianimazione, di questo 5% una piccola percentuale ancora inferiore muore, che hanno già delle patologie particolarmente gravi. Quindi il tema è la tenuta del servizio del sistema sanitario nazionale. Quindi è qua l'appello che fa anche il sindaco, ovviamente, che è responsabile della salute cittadina, agli organi competenti, Stato e Regioni, di fornire, di fare un'accelerazione quanto più è possibile per prevedere, anche qui sempre prevedere, qualora la situazione dovesse non migliorare, ma andare un po' peggio, di avere quei posti letto sufficienti, quell'ambulanza sufficiente, e poi affidarci però un po' anche ai cittadini di essere molto attenti a non ingolfare i 118, perché altrimenti anche qua non sta parlando un medico, una persona in buon senso. Se ogni persona si alza e chiama 118, noi avremo le persone che poi hanno gli infarti o stanno morendo che non trovano l'ambulanza. Quindi alla fine conteremo più morti di suicidi, di infarti, di stress, di disoccupazione, anziché del coronavirus, e alla fine diremo ma poi in fin dei conti era come l'influenza degli altri anni. Quindi con questo non voglio banalizzare, attenzione, non voglio banalizzare, perché io ormai sono da 7 giorni che mi occupo solo di coronavirus. Qua c'è gente, ce ne arriva ancora e ci chiedono sfogliatelle ordinarie. Noi siamo in piena emergenza nazionale, ma emergenza non significa panico, anzi stiamo affrontando nella maniera doverosa. Forse l'Italia rispetto ad altri ha alzato talmente il livello che fa 10.000 tamponi rispetto ad altri paesi che ne fanno molto meno, perché certo non è pensabile che in Italia abbiamo tutti questi casi e in un altro paese non ci sia. Quindi chiudo nel dire, sentirmi, come dire, dopo aver sentito in questi giorni le autorità massime nazionali, le autorità sanitarie, quelle locali, quelle nazionali, la protezione civile e tutto, che noi stiamo facendo il massimo, anzi il Comune di Napoli anche oltre, a livello di prevenzione ha alzato ancora di più il livello, perché finora, e questo è un dato molto importante, in alcune regioni italiane, compreso la città di Napoli, non c'è nessun caso, chiamiamolo, autoctono, cioè finora i focolai sono tutti concentrati in Lombardia e in Veneto. Se dovesse rimanere questa situazione, è una situazione molto positiva, ma questo ovviamente non lo sappiamo, lo sapremo tra qualche giorno. Quindi quanto più si innalza anche un sistema di prevenzione, noi siamo andati anche oltre le previsioni governative, senza però arrivare, voglio essere chiaro su questo e davvero chiudo, ad arrivare al punto di mettere in campo delle misure che poi fanno crollare completamente l'economia e la vita quotidiana della nostra città, ma non perché è una scelta arbitraria, perché ci stiamo attenendo alle considerazioni mediche e a quelli dei professori, i protocolli nazionali e internazionali. Quindi io adesso mi affido anche al buon senso di tutti, della comunicazione che mai come in questa vicenda ha un ruolo fondamentale, e anche alla capacità dei cittadini di avere la testa sul collo, di avere atteggiamenti responsabili. Chi ha dei problemi di salute si fa subito visitare, chi è andato in posti a rischio lo comunichi, evitare se possibile anche ovviamente di andare adesso nei posti dove c'è stato chiaramente il focolaio epidemico, ma sono veramente considerazioni, però oggi il buon senso può valere moltissimo, perché riduce, come abbiamo detto prima, e se noi superiamo questa fase sicuramente poi potremmo rimettere in campo tutte le azioni. Per ora mettiamoci tutti a fare una vita per quanto è possibile normale tra tutte le condizioni di difficoltà, e ci auguriamo che anche le attività di igienizzazione siano fatte nel più breve tempo possibile, in modo che sia i servizi di pubblica necessità sia i servizi di altre articolazioni non verranno interrotte per un periodo troppo lungo. Io mi fermerei qua, già nel pomeriggio avete l'ordinanza, e ovviamente se ci aiutate a diffonderla ve ne saremo particolarmente grati. Se ci sono domande, Maurizio vi raggiungo. Nadia di dire. Sindaco, ha informazioni in merito al paziente napoletano? No, questo no.
diciamo che sono dati sensibili, però le notizie credo che si possono dire, innanzitutto sei in attesa dell'ufficializzazione, che sia un caso, sia un caso positivo, e questo lo può dare solo l'Istituto Superiore di Sanità. Quello che posso dire è che la persona sta in condizioni assolutamente buone e non sta in ospedale, è asintomatico, sta a casa. Sono anche ricostruiti tutti i contatti che ha avuto. Questo lo deve chiedere all'autorità sanitaria, ma quello è il protocollo nazionale, si fa subito la ricerca epidemiologica per vedere tutti i contatti che le persone hanno avuto. Quello che posso dire con certezza, allo Stato non c'è nessun caso a Napoli e in Campania, da quello che ci è dato fino alle ore, voglio dire, 11 di questa mattina, autoctono, cioè sono tutte persone che sono andate nei focolai infettivi della Lombardia. Un attimo solo, scusa Alessio, altrimenti non. Ah, tre cose proprio a volo. Il sindaco di Milano ha detto di riaprire Milano, ha fatto questo appello, lei mi sembra sulla stessa lunghezza d'onda, quindi una cosa su questo. Due, se nel quartiere dove c'è questo contagio si adotteranno, dove ci sarebbe questo contagiato, si adotteranno particolari misure, controlli, monitoraggi, eccetera. Terza cosa sull'igienizzazione che ricade sui comuni, quindi su di voi, se ci sono uomini, mezzi, se è tutto a posto. Allora comincio dalla terza, non ci stanno limiti economici, non ci sarà corte dei conti che tenga e restrizione finanziaria che tenga. Il comune di Napoli tutto quello che deve fare lo farà per la sicurezza dei suoi dipendenti, dei suoi lavoratori, delle partecipate, dei cittadini, dei privati, dei pubblici, dei viaggiatori e dei turisti. Chi si permette solamente di fare una valutazione di natura economico-finanziaria sarà cacciato dalla mia stanza, perché il sindaco è il responsabile della salute dei cittadini e la salute viene prima di ogni vincolo normativo, economico e finanziario. Questa è la posizione del sindaco di Napoli, quindi tutti gli interventi che dovremmo fare li faremo senza ascoltare nessuno. Mi prendo io la responsabilità di firmare e non ci sarà nessuno che pagherà al posto mio. Poi per quanto riguarda Milano, diciamo, la situazione sempre ad oggi tra la Lombardia e Napoli non è nemmeno paragonabile, perché il focolaio purtroppo è lombardo e in parte veneto. Col sindaco di Milano ci siamo sentiti perché c'è una grande solidarietà tra i sindaci, sono stato, l'ho chiamato nelle prime ore in cui ci sono stati i casi. Fa molto bene il sindaco di Milano a fare l'appello perché Milano torni rapidamente a una situazione, per quanto è possibile, di normalità. A Napoli non c'è nessuna condizione, come dire, di alzare a un livello così alto come è stato a Milano. Anzi, noi abbiamo utilizzato una serie di precauzioni prima ancora che ci fosse alcun caso. No, non c'è nessun motivo di fare ulteriori verifiche particolari nella zona. Questo appartiene all'autorità sanitaria. L'autorità sanitaria verificherà il tipo di contatti che ha avuto questa persona e si faranno i controlli sulle persone. Signori, voglio fare un'altra consenso. Dal primo dicembre, in cui si è scoperto il primo caso di coronavirus in Cina, a venerdì scorso, che ne avevamo 21 di febbraio, dicembre, gennaio, febbraio, sono passati 3 mesi. In questi 3 mesi milioni di persone hanno girato ovunque, quindi non ha senso arginare nulla. Si deve arginare quando ci sono i focolai epidemici. A Napoli non c'è nessun, allo Stato, nessun focolaio epidemico, e per questo noi alziamo ancora di più tutte queste precauzioni per evitare che questo accada. Allo Stato i focolai sono nella zona rossa, dove molto opportunamente il governo, sapete, ha creato una zona rossa, 67.000 persone, 11 comuni che non possono uscire di là. A Napoli non stiamo assolutamente in questa condizione, in alcune regioni italiane, per fortuna, in moltissime città italiane, non c'è nessun focolaio epidemico, non c'è nulla di tutto questo. Stiamo in tutti i casi, come quello di Palermo, si tratta di persone che vengono dai luoghi insomma, in cui si è infiammato, cioè, insomma, in cui si è creata la situazione virale, e hanno girato perché c'è la mobilità nazionale e internazionale. Non c'è nessun motivo per fare questo. Invece l'igienizzazione bisogna farla rapidamente, anzi fatela prima ancora dell'ordinanza, perché l'ordinanza arriverà fra qualche... Noi abbiamo cominciato nei nostri uffici, non si è partecipata, ANM, ovviamente la metropolitana, stamattina sono cominciate le prime scuole, ovviamente noi contiamo, grazie al contributo di Napoli Servizi, che ringrazio, c'è l'amministratore Palma,
dell'ASL che ringrazio, di alcune ditte private che stiamo prendendo, cioè di concludere entro domenica. Questo però vi aggiorniamo, cioè la nostra, sono quante scuole? 500. Sono 500 scuole. Il nostro obiettivo è chiaramente cercare lunedì di portare alla normalità, se non speriamo tutte, ma comunque la gran parte sicuramente delle scuole. Renato Piccoli della RAI. Buongiorno Sindaco, ritornando alle misure che ha detto che metterete in campo come Comune di Napoli, ha citato anche una direttiva per permettere appunto alle persone di assistere i figli in casa. Questa mi sembra di capire, le chiedo per capire, è una cosa che non verrà messa in campo oggi, ma solo nel caso in cui... Allora, ringrazio molto di questa domanda, perché questa sarebbe una novità assoluta. Cioè, nel senso che noi costruiamo solo nell'ipotesi in cui si dovesse protrarre la chiusura delle scuole perché la situazione andrebbe a peggiorare. Quindi allo Stato non è applicabile, però la stiamo studiando. Cioè, nel senso, perché cerchiamo sempre di fare le varie opzioni e gli scenari più diversi. Qualora dovessimo reiterare per un certo numero di giorni ulteriori, vuoi per provvedimenti nazionali, vuoi per provvedimenti locali o regionali, la chiusura delle scuole o anche chiusure di altre articolazioni, noi emaneremo una direttiva, che qui non è una raccomandazione, non raccomandiamo, imponiamo ai datori di lavoro di poter garantire l'assistenza ai figli senza ricadute sul diritto al lavoro, tipo che se quello si assenta poi viene licenziato o altro, contemperare con le esigenze dei familiari, vedere poi di caso in caso. Quindi allo studio questa direttiva, che allo Stato è solamente in bozza, qualora dovesse essere necessaria, la faremo, e questa è una novità assoluta, perché credo non risultano casi di questo tipo in Italia, perché esatto. E poi anche, sì, ovviamente favorire, in questo caso come è stato fatto anche a Milano e ad altre parti, il lavoro agile da casa, però questo è qualcosa in più, perché significa praticamente evitare che il padre e la madre devono andare a lavorare, non sanno a chi dare il figlio, e quindi posso uno dei due può perdere addirittura il posto di lavoro perché deve accudire il figlio. Quindi garantire il diritto alla salute, il diritto all'assistenza ai figli e il diritto al lavoro. Lo spendere lo stipendio in babysitter. Lo spendere. Paolo Pozzo. Sì, no, ad integrazione di quello che diceva il collega. Lei sta dicendo che questa ordinanza è estremamente interessante, questa direttiva, chiedo scusa, la prenderebbe in considerazione soltanto nel caso in cui questa emergenza si dovesse... Speriamo io. Non valuta che forse invece potrebbe essere utile già da oggi, perché magari ci sono famiglie che per precauzione, o che magari i bambini stanno poco bene, questo restano vale a casa... Questo vale solo nel caso in cui c'è un'ordinanza che impone determinate condotte, non può essere una cosa... Invaderemo un campo che non è nostro, anzi già... Facendo questa direttiva, nel caso è andare un po' oltre quelli che sono magari i poteri ordinari, però se viene utilizzato, perché sarebbe un potere eccezionale utilizzato in una situazione di emergenza. Però dirlo, lo sto dicendo, così anche i datori di lavoro, come dire, si cominciano ad organizzare con l'idea che qualora dovesse accadere, sanno che il sindaco adotterà sicuramente una direttiva di questo tipo. No, perché siamo comunque in un contesto nazionale di emergenza. Però non sappiamo ancora se un domani, speriamo mai, venga adottato un provvedimento per esempio di chiusura a scuole su scala nazionale, oppure come sta accadendo avviene su scala locale. Quindi io mi devo essere pronto a recepire eventuali provvedimenti del governo, ma anche pronto ad agire in situazioni locali qualora si dovesse verificare nella nostra città un caso particolare. Per ora non siamo in questa direzione, perché noi lunedì stiamo lavorando perché lunedì le scuole riaprono regolarmente di ogni ordine e grado, private, paritarie, pubbliche, ovviamente comunali e statali. Sindaco, avete ascoltato in questi giorni i rappresentanti della comunità cinese a Napoli? Perché molte persone ci chiedono, ci sono quartieri come ad esempio quelli della Napoli Est, dove ci sono delle strutture anche economiche importanti dei cinesi, per chiedere anche a loro di fare sanificazione o comunque prevenzione in quelle aree. Noi siamo tutti uguali nei diritti e nei doveri, non solo abbiamo ascoltato la comunità cinese, l'ASL sta facendo il monitoraggio di tutti gli ingressi che ci sono stati della comunità cinese. Teniamo presente che allo Stato tutti i casi che sono in Italia, non vorrei sbagliarmi, tranne i due che originari che sono stati già divisi, lo Spallanzani, perché provenivano dalla Cina, sono tutti italiani, quindi non c'è... Sì, poi sul sito abbiamo messo anche le raccomandazioni, cioè tutte le linee del decalogo del Ministero anche in lingua cinese. Poi, in questo caso invito, poi vediamo se ci dobbiamo ritornare,
perché già ci sta una decisione a livello nazionale, il porto, l'aeroporto e la linea ferroviaria italiana e grandi stazioni a indicarci, perché finora non è accaduto, quali sono anche le procedure che hanno adottato, stanno adottando anche per prevenire e eventualmente identificare e comunicare alcune situazioni particolari. Cioè, sindaco, ci sta dicendo che al momento non è chiaro se lo fanno. Noi non abbiamo avuto nessuna comunicazione, non lo so, c'è una direttiva nazionale, ma noi chiederemo a grandi stazioni, ferrovie, aeroporto e porto i dati eventualmente che loro hanno acquisito, sensibili, e sapete, le persone in ingresso, no? Mi ricollego un po' alla domanda che si faceva prima, perché questo, diciamo, può essere utile per l'autorità locale come il sindaco ad avere un monitoraggio costante di questo tipo. Bene? Ci sono altre domande? Grazie. Poi ci aggiorniamo nei prossimi giorni.